Lo sportello del cittadino è a Taranto in pieno centro. Ci troviamo infatti in via Pupino eh, ad angolo con eh, via Pitagora e vogliamo evidenziare, vogliamo porre, incentrare l'attenzione sulla penosa fine che ha fatto lo storico cinema Verdi, cinema teatro Verdi. Ricordo ancora quando da piccolo. Con la scuola elementare 25 luglio si andava qui a vedere film, ovviamente, proiezioni istruttive. Ora invece, ma da decenni, parliamo da lunga pezza, questa realtà, il Cinema Verdi, è completamente abbandonato a se stesso mi dicono che all'interno ci sia davvero qualcosa di osceno eh, assoluta mancanza di eh, igiene pare anche animali morti ma al di là di quello che potrebbe esserci all'interno una cosa è sicura all'interno ci sono condizioni igieniche eh, veramente vergognose e penose ma dico vorremmo capire e ci stiamo arrivando, per quale motivo nulla si fa per, questo, eh, per ristrutturare, per ripristinare questo cinema o comunque, o comunque eh, in quest'area eh, allocare eventualmente una nuova realtà. C'è un menefreghismo e una strafottenza da parte di Ferrovie dello Stato, Ferrovie dello Stato, vedete, è, eh, ho comunque qualche ente, qualche altra realtà vicina a ferrovie dello Stato, ma sempre attinente appunto uh, alle ferrovie. Uh, infatti qui a fianco c'è anche il dopolavoro ferroviario. Eh, struttura altrettanto abbandonata. Bene, dicevo, ferrovie dello Stato sono state eh, come proprietarie eh, dell'area, eh, hanno eh, appunto eh, ricevuto delle proposte da parte dell'amministrazione comunale, anzi delle amministrazioni comunali negli anni, eh, nei mandati che ci sono succeduti. Ci sono anche dei privati che hanno avanzato proposte a ferrovie dello Stato. Eh, proposte di riqualificare, di acquistare il, eh, il cinema-teatro e quindi ristrutturarlo, riqualificarlo attraverso un finanziamento regionale, sarebbe quindi dal punto di vista burocratico eh, come eh, partenariato diciamo, tra eh, realtà pubblica, comune e eh, regione e privati, avrebbe, ci sarebbe un accordo, anzi possiamo togliere anche il condizionale, c'è un accordo. Però registriamo, ripeto, l'assoluto silenzio di Ferrovie dello Stato. Quando Ferrovie dello Stato viene contattata non dà risposte, cioè praticamente non ha nessun interesse né a vendere né tantomeno a eh, rendere. La struttura a, a, a rimettere la struttura in condizioni dignitose almeno dal punto di vista igienico in, buone, in buona sostanza come se ferrovie dello stato dicesse è, questa è una struttura abbandonata non me ne frega proprio nulla la tengo così non, non ci tengo neanche a venderla ad avere proposte c'è cioè un qualcosa di Incredibile anche perché ho avuto modo di eh, contattare i potenziali, i possibili acquirenti. Ho eh, avuto contatti anche con l'amministrazione comunale di TARD. La risposta è stata: c'è cioè l'assoluto silenzio, il menefreghismo, il disinteresse assoluto da parte di Ferrovie dello Stato. È una situazione incredibile. Rispetto alla quale però bisogna. Intervenire. Ecco, per esempio, l'amministrazione dovrebbe agire con un'ordinanza in danno, ossia far ripulire, bonificare l'area perché è in una condizione, ripeto, eh, paurosa e quindi eh, realizzare l'intervento di, di eh, bonifica diciamo, a proprie spese, salvo poi rivalersi ovviamente sul proprietario che è Ferrovie dello Stato, eh, perché eh, comunque stiamo parlando di un'area privata che in ovviamente in, in un'area in una zona ovviamente pubblica e non si possono correre ovviamente rischi inerenti appunto alle eh, condizioni minime di ehm, vivibilità eh, di eh, condizioni appunto di eh, sicurezza eh, pubblica dal punto di vista sanitario insomma bisogna intervenire assolutamente certo è che mh, è un fatto strano vedere un'area eh, un che davvero potrebbe essere uno strumento importante per l'economia locale, vederla così abbandonata e soprattutto ancora più misterioso è appunto il, eh, il disinteresse, il silenzio da parte di ferrovie dello Stato che stranamente tace perché a questo punto potrebbe benissimo eh, accettare, valutare quantomeno la eh, proposta che viene lanciata ma c'è un, un disinteresse c'è un silenzio assordante oserei dire una situazione davvero paradossale incredibile ripeto mm, siamo nel, nel pieno centro di Taranto, nel cuore eh, del borgo umbertino. Penso che in altre città d'Italia ehm, ci sarebbe stata la corsa, tra virgolette, ad accaparrarsi una struttura del genere. A stimolare a mettere con le spalle al muro tra virgolette, i proprietari affinché vendessero o comunque, ripeto l'appello è che l'ente locale comune faccia la voce grossa con una realtà pubblica che se ne frega del decoro urbano e della sicurezza dal punto di vista della igiene pubblica. Che dire, stesso, stesso discorso riguarda il dopolavoro il, il dopo ferroviario che è accanto un'area eh, immensa, ma lo dico anche a beneficio dei privati che abitano in questo palazzo, perché ci sono anche delle abitazioni private che purtroppo sono condannate eh, a vivere, a convivere con una situazione di, eh, di fatiscenza e consentitemi l'espressione forte di porcile, perché qui dentro c'è un letamaio, c'è un porcile. I misteri di Taranto... Torneremo ancora su questa situazione per svelare il mistero del cinema Teatro Verdi che ha tanti potenziali acquirenti, tantissimi, ma la proprietà Ferrovie dello Stato non risponde, non vuole vendere, non, non, non vuole avere contatti, vuole vivere evidentemente nel porcile perché la proprietà è sua, ma eh, Ferrovie dello Stato in questo modo fa anche vivere nel porcile i tarantini. Dico Ferrovie dello Stato perché Ferrovie dello Stato, diciamo, è l'ente, il soggetto capofila, però eh, non so bene se poi c'è un'altra realtà sempre, diciamo, parapubblica, chiamiamo così, che comunque fa capo a Ferrovie dello Stato. Dallo sportello del cittadino è tutto. Alla prossima.